Festival della bellezza rurale, splendida definizione per una formula di promozione del territorio della quale sono stati protagonisti i portatori di interesse del mondo agricolo, di quello dell'ambiente e del turismo. Iniziativa messa in campo dalla Fondazione del Vastese per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, che ha lavorato in sinergia con il Comune di Scerni, Lega Ambiente, CIA Agricoltori Italiani e l'Istituto Agrario Ridolfi, che proprio quest'anno ha compiuto 140 anni. Il Festival della Bellezza Rurale di Scerni è una delle 200 iniziative dell'Abruzzo Open Day Winter sostenute dalla Regione Abruzzo per contribuire a dare più slancio al turismo e quindi alla promozione del nostro territorio. A spiegarci il senso del Festival della Bellezza Rurale è il sindaco di Scerni, Alfonso Ottaviano. Dobbiamo parlare anche di una possibilità che il nostro comune ha avuto nell'aprire le porte in questi tre giorni, aprire le porte al nostro territorio, al nostro comprensorio, parlando di tipicità locali, parlando di agricoltura, parlando di prodotti delle nostre imprese, parlando di tutto ciò che un territorio ha bisogno per essere valorizzato, per essere conosciuto, per essere apprezzato soprattutto da chi viene a visitarlo in tanti periodi dell'anno. La bellezza rurale è il cuore di questa iniziativa di promozione, in perfetto stile Legambiente, come spiega Giuseppe Di Marco, che è presidente della Fondazione del Vastese per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, ma che è anche presidente regionale di Legambiente. La bellezza, diciamo, è nel cuore della nostra azione associativa. Abbiamo pensato questo appuntamento perché il Vastese ha tante bellezze da mettere in mostra e questo appuntamento legato all'Open Day era strategico per far conoscere il suo territorio appunto in tutta la sua bellezza. E ci siamo organizzati attraverso la Fondazione del Vastese per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, che mette insieme partner di eccellenza come l'Istituto Tecnico Agrario, il Comune di Scerni, la provincia di Chieti, e ci vede anche noi come Legambiente dentro questa struttura, proprio per cercare di fare sinergia, creare rete, non a caso una fondazione in partecipazione, in modo che questo appuntamento, quello dell'Open Day, dentro il Festival della Bellezza Rurale, potesse essere, tra virgolette, un momento opportuno per promuovere il paesaggio agrario in tutta la sua ricchezza e che tenesse dentro la rete territoriale. La giornalista Evelina Frisa ha moderato il convegno sulle connessioni tra istruzione, lavoro, ambiente, qualità alimentare, multifunzionalità, paesaggio agrario, turismo. Gli studenti del Ridolfi hanno potuto seguire le relazioni di Rossano Pazzagli, docente dell'Università del Molise e direttore del Centro Ricerche Aree Interne dell'Appennino, Matteo Ansanelli, rappresentanza della CIA Nazionale Agricoltori Italiani, Beppe Croce, responsabile nazionale agricoltura di Legambiente, che ha portato l'attenzione degli studenti dell'Istituto Agrario Ridolfi sulla necessità di ridare sostenibilità all'agricoltura con tecniche agronomiche che garantiscano il minor impatto sull'ambiente e sul territorio. È la strada che stanno intraprendendo sempre più agricoltori e che chiedono sempre più cittadini consumatori. Tant'è vero, basta seguire i dati del biologico che cresce di anno in anno a ritmi sostenuti, anzi è uno dei pochi settori che malgrado gli anni di crisi è continuato ad aumentare in questi anni. Quindi da questo punto di vista siamo facilitati, vorremmo che ci fossero anche le conoscenze, la diffusione di conoscenze adeguate perché poi gli agricoltori possano realmente convertirsi al biologico in massa. Al Festival della Bellezza Rurale è stata protagonista anche la DMC Costiera dei Trabocchi. DMC è un acronimo che sta per Destination Management Company. Le DMC sono state pensate per organizzare l'offerta turistica. Ascoltiamo il presidente della DMC Costiera dei Trabocchi, Luciano De Nardellis. Lavoriamo per un turismo strutturato, ovvero non possiamo farci trovare impreparati di fronte a un mercato globale del turismo,
Per cui ora tramite le DMC concepite dalla Regione Abruzzo e attuate su 13 territori della nostra regione, siamo in grado oggi di poter offrire dei pacchetti completi, non solo il pacchetto che riguarda la ricettività, ma anche quello di tutti i turismi esperienziali che si possono fare in una determinata destinazione. La nostra è la DMC Costiera dei Trabocchi, che chiaramente utilizza l'immagine ormai consolidata dei Trabocchi, e intorno a questa noi abbiamo costruito anche un GAL, il GAL della Costa dei Trabocchi, e l'obiettivo del GAL è quello di creare le vie del vino insieme alla Via Verde, la pista ciclopedonale che si svilupperà sull'ex tracciato ferroviario. In occasione del Festival della Bellezza Rurale di Scerni è stato siglato un protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto Bike Park, una pista ciclabile che unisce luoghi d'attrazione del territorio. Ce ne parla Esther Di Fabio, assessore al turismo del comune di Scerni. Siamo partiti con un protocollo d'intesa, è stato un giorno importante tra l'amministrazione comunale e le diverse organizzazioni, Legambiente, la Proloco di Scerni, la Protezione Civile, e per l'avvio di questo bike park siamo partiti con i primi interventi minori per riqualificare un po' il percorso e mano a mano vorremmo andare avanti e renderlo sempre più fruibile e funzionale. E sarà un bike che si estenderà all'interno del bosco della scuola agraria per poi arrivare alle coste dei territori scernesi, ed è un modo per manifestare la nostra vicinanza e la nostra premura rispondere alle esigenze dei ciclisti, dato che è comunque una pratica sportiva che vediamo aumentare sempre di più, e ci teniamo ecco in particolar modo, e speriamo che sia un percorso che ci porti a migliorare sempre di più e ad arrivare poi ad una pista che vorremmo anche renderla rintracciabile addirittura anche col GPS, quindi fare un discorso abbastanza ampio, ecco. Abbiamo citato più volte l'Istituto Agrario Ridolfi, oggi Istituto Comprensivo Ridolfi Zimarino, una scuola che proprio quest'anno ha tagliato il traguardo dei 140 anni di attività didattica. È una scuola con una grande storia, ma ben proiettata verso il futuro, con un modello di formazione certamente legato all'agricoltura, ma con una offerta didattica in verità che va ben oltre. Ne abbiamo parlato con Livio Tosone, dirigente scolastico dell'Istituto. Io credo che questo istituto, proprio per la sua configurazione, per la sua storia, per il territorio in cui è inserito, sia uno dei luoghi formativi più adatti ad affrontare questo tema del rapporto, del connubio che c'è tra agricoltura e turismo. Mi riferisco alla multifunzionalità prima di tutto, quindi alla possibilità per l'agricoltore di aggiungere alle attività di coltivazione tradizionali forme di apertura dell'azienda all'esterno praticando l'agriturismo, oppure agli studenti più piccoli praticando l'esperienza della fattoria didattica, oppure le piccole trasformazioni dei prodotti in azienda. Ecco, tutto questo mondo che lega la filiera agroalimentare al turismo e al proprio territorio, stiamo cercando di trasformarla in un percorso di formazione. Quindi affiancheremo alle articolazioni che ha la scuola agraria, l'istituzione tecnica agraria tradizionali, delle scelte possibili di itinerari diversi che offriamo agli studenti, che serviranno proprio a costruire queste nuove figure che il turismo di cui abbiamo parlato oggi ha bisogno di formare. Chi si iscrive all'istituto agrario non è detto che debba essere come prospettiva un agricoltore, ma una persona che decide di mettere la propria vita al servizio delle attività in natura, che hanno a che vedere con la natura, col mondo naturale. Questo forse è il messaggio che viene recepito dai ragazzi.
Nel corso della prima giornata del Festival della Bellezza Rurale di Scerni, l'Associazione degli ex allievi dell'Istituto Ridolfi ha premiato Paolo Tascione, giovane perito agrario che nello scorso anno scolastico si è brillantemente diplomato con la votazione di 96 centesimi.